Valgesso Pneumatici, gli unici pneumatici invernali in provincia che ti faranno divertire. Se acquisti 4 pneumatici ti regaliamo 350 euro di momenti felici. Se la spesa supera gli 800 euro ti regaliamo 1500 euro per le tue vacanze nel mondo. Inoltre, Valgesso Pneumatici ti propone ricostruzione pneumatici, riparazione pneumatici tagliati o rovinati, riparazione cingoli in gomma, riparazioni pompe ciclone usurate dal passaggio della sabbia. Valgesso Pneumatici, sulla strada Cuneo Caraglio, 200 metri dopo la rotonda di San Rocco di Bernezzo. L'autunno in Granda al sapore delle eccellenze. Dal 12 al 27 novembre torna la Fiera del Porro di Cervere. Dietro le quinte della 37esima edizione, la sinergia è fra Proloco, Comune e Consorzio del Porro Cervere. Nel Palaporro, in piazza San Sebastiano, si alterneranno golosi appuntamenti enogastronomici ad eventi musicali. In paese, per 16 giorni, anche il Mercato del Porro in via 4 novembre. Non mancheranno i tradizionali gemellaggi enogastronomici tra il Porro Cervere e prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Dal 12 al 27 novembre venite nella capitale della buona tavola, venite alla Fiera del Porro di Cervere. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del telegiornale di Telegranda. Cronaca in apertura, assalto nella notte fra sabato e domenica allo sportello Bancomat della CRS di Scarnafigi. È stato fatto esplodere circa 10.000 euro il denaro contante asportato, ma ci sarebbero anche ingenti danni all'immobile che ospita l'istituto di credito. Dalle immagini di videosorveglianza attualmente al vaglio dei carabinieri sarebbe emerso che almeno 3 uomini facevano parte del comando che ha condotto il colpo. Non si esclude ci fosse un quarto uomo alla guida della vettura utilizzata poi ovviamente per la fuga. Le indagini sono ancora in corso. Sempre nella cronaca, il caso dell'uomo morto 2 giorni dopo una caduta dal lettino di ospedale a Santa Croce Carle di Cuneo. Cade dal letto d'ospedale e dopo 2 giorni muore. È successo a Santa Croce Carle di Cuneo a Giuseppe Ferrero, poliziotto della stradale in pensione, malato di leucemia. Si trovava nel reparto recentemente rinnovato della struttura cuneese, quello di ematologia. Il suo letto era dotato delle misure di sicurezza necessarie per scongiurare la caduta, sbarre di contenimento ad entrambi i lati. Ferrero è arrivato in ospedale in gravi condizioni, hanno spiegato dall'ospedale Santa Croce. Durante il ricovero si sarebbe poi sviluppata una complicazione cerebrale che ha portato ad un'agitazione psicomotoria. Solo così si spiega come l'uomo possa avere superato le sbarre di contenimento. Immediatamente soccorso dal personale che lo ha trovato incosciente a terra, Ferrero è morto dopo 2 giorni dall'incidente. Sulle cause farà luce l'autopsia disposta dalla stessa direzione sanitaria, lo prevedono i protocolli specifici e dettagliati per la sicurezza interna. L'esito degli esami verrà reso noto nelle prossime settimane. Giuseppe Ferrero aveva 81 anni, originario di Torino, è stato agente della polizia stradale per 20 anni, dal 1961 agli anni 80, lascia la moglie Rosanna e i figli Piercarla e Luca. Il caso di Youssoufa Yaffa, il calciatore al quale si contestano 10 anni di più rispetto a quelli dichiarati nei documenti di identità, passerà ora al vaglio del Tribunale dei Minori di Torino. Lo ha deciso proprio questa mattina il giudice Massimo Scarabello del Tribunale di Cuneo, stralciando la sua posizione per incompetenza del Tribunale. I fatti sarebbero avvenuti quando Yaffa era minorenne, da qui la decisione di affidare le decisioni e la valutazione del caso al Tribunale del capoluogo piemontese. Nella cronaca di oggi anche l'esito dei controlli condotti nel fine settimana sulle strade da parte di tutti i carabinieri del territorio provinciale cuneese.
Ancora controlli nel fine settimana della Granda per reprimere il fenomeno degli incidenti stradali, l'abuso di alcol e l'assunzione di droga prima di mettersi alla guida. Scopo delle operazioni: garantire maggiore sicurezza su tutte le strade del Cuneese. Il bilancio è di 11 automobilisti denunciati, 10 dei quali per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e 1 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, mentre 4 autovetture sono state sequestrate perché circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria. Sono stati impegnati nell'operazione, iniziata nella tarda serata di venerdì 11 novembre e conclusa all'alba di domenica 13, un totale di 84 carabinieri, e sono stati complessivamente sottoposti all'esame degli etilometri in dotazione delle pattuglie dell'arma 59 automobilisti. Dalle 10 patenti ritirate per abuso di alcol, 3 sono da Cuneo, 2 da Alba, 2 da Savigliano, 2 da Borgo San Dalmazzo ed una a Mondovì, dove una seconda patente è stata ritirata per assunzione di droga. Si tratta di un operaio cuneese fermato perché guidava in evidente stato di alterazione psicofisica in ospedale, risultato positivo al test sulle sostanze stupefacenti. È doloso l'incendio divampato nei boschi di Casteldelfino nel passato fine settimana. I vigili del fuoco intervenuti con più squadre da Rossana, Brossasco, Sampeire e Manta, in collaborazione con i tecnici della forestale, hanno individuato più focolai che avrebbero causato e alimentato l'incendio in prossimità dei sentieri che costeggiano l'antico bosco della Leve. Oltre 5.000 gli ettari di bosco andati in fumo. Le indagini proseguono. Ed ora cambiamo argomento. Una carica di più di 18.000 persone è quella che nella giornata di ieri ha affrontato, accompagnata dal bel tempo, la Stracuni. La solita bellissima festa popolare che ogni anno cade la seconda domenica di novembre. La Stracuni anche quest'anno ha lasciato il segno. La 34esima edizione è stata baciata dal sole e caratterizzata dall'entusiasmo dei 18.000 partecipanti che, puntuali come ogni anno, alle 9 sono partiti da Corso Nizza per coprire il percorso di 6 km 700 metri che quest'anno è uscito dai confini dell'altipiano, attraversando il fiume Stura prima sul ponte Vassallo e poi sul ponte Vecchio, per poi rientrare nuovamente in città. I più allenati e competitivi l'hanno affrontato correndo, molti se la sono presa comoda godendosi una passeggiata autunnale in compagnia, altri ancora non hanno voluto separarsi dai loro amici a quattro zampe, partecipando alla Stracuni Monge Dog. Tutti ugualmente travolti dalla magia che questa manifestazione riesce a regalare. Ogni volta ci si emoziona a vedere i minuti che passano perché si esaurisca la fila, il serpentone dei partecipanti alla Stracuni. Ma sì, è sempre così, normalmente non meno di un quarto d'ora, 20 minuti, e sono tanti. In questa circostanza, quando poi le condizioni atmosferiche così ce lo consentono, oltre agli iscritti ci sono anche qualche accompagnatore, qualche amico, quindi direi che in una giornata come questa, come quella dell'anno scorso, rischierei di dire quasi 20.000 persone sono partite questa mattina in questo serpentone meraviglioso. Ma al di là di queste emozioni della partenza, l'ho detto più volte oggi, è molto importante, sono state molto importanti le iscrizioni. L'iscrizione è una cosa, la partecipazione è un'altra, quindi noi siamo felici ovviamente che partecipino, perché non si iscrivono solo, ma le iscrizioni ci consentono di mettere insieme anche quest'anno un contributo molto importante. Andremo oltre i 90.000 euro a sostegno delle scuole, soprattutto le scuole materne, che ne hanno sicuramente bisogno, ma anche delle piccole associazioni sportive, e questo non solo per me ma per tutti noi coinvolti, il comitato organizzatore, collaboratori. È la gratificazione più bella che possiamo avere, perché questo significa che l'evento Stracuni non si esaurisce in una domenica, no? Ma lo portano avanti tutto l'anno con questi aiuti che noi riusciamo a dare. Ma è stata una grandissima emozione, non ero mai stato davanti così a 18.000 persone, è stato incredibile, e stare lì davanti è stato un onore per me. L'hai mai fatta anche correndo questa manifestazione negli anni scorsi? L'hai mai fatta? Sì, sì, l'ho fatta già più volte. Lo scorso anno ho accompagnato il mio C-Club in Valle Pesio a farla col mio gruppetto di ragazzini, e l'ho fatta anche di corsa. Anni fa l'ho fatta anche con i pattini, e l'ho fatta già un sacco di volte, è sempre una grande emozione stare qua. Parlando invece della tua attività sportiva, della tua stagione, come sta andando? Quali sono, insomma, i prossimi programmi? La mia stagione schirollista quest'anno è finita. Diciamo che Com'è andata? È andata bene, ho vinto 4 gare di Coppa del Mondo, tutte le sprint, quindi
Diciamo prossimo anno abbiamo i mondiali e voglio riconfermarmi come lo scorso anno e sarà dura perché siamo in Svezia, però io arriverò pronto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Ruth Chebitok, atleta di Terni, 25enne originaria del Kenya e la vincitrice dell'ASICS Run di Cuneo, che è ovviamente la parte competitiva della Stracuni. 6 km in 19 minuti e 49 secondi, alle sue spalle la valsesiana Elena Romagnolo. Il primo invece Piemonte Trophy Under 20 è andato a Elisa Palmero, atletica Pinerolo, davanti a Marta Griglio dell'atletica Saluzzo e Irene Ferrero dell'atletica Alba. Cambiamo argomento, grande successo di pubblico per il convegno nazionale sulla riforma del credito cooperativo organizzato nella sede di Benebanca, Benevagenna. L'obiettivo era quello di aiutare i rappresentanti della BCC del territorio a comprendere quali cambiamenti si porterà dietro la riforma. Operazione riuscita grazie alla presenza di relatori di primo ordine, tra cui il presidente di Federcasse, Alessandro Azzi. La sala conferenze Luigi Audino di Benebanca, a Benevagenna, ha ospitato il convegno nazionale La riforma del credito cooperativo, richiamando numerosi rappresentanti del sistema del credito cooperativo provinciale che non hanno voluto mancare ad un appuntamento così importante per il settore. Il pubblico presente in sala, gremita in ogni ordine di posto, ha ascoltato con interesse le parole dei relatori che sono intervenuti con l'obiettivo di fare chiarezza sui contenuti della riforma e sui cambiamenti a cui le BCC sono attese. Il più autorevole è stato quello del presidente di Federcasse Alessandro Azzi, uno dei principali artefici di quella che è stata definita una sorta di autoriforma. Dopo i saluti del presidente di Benebanca, Pier Vittorio Vietti, e del sindaco di Benevagenna, Azzi ha riassunto i passaggi chiave che hanno portato alla nuova legge. Un percorso intenso caratterizzato da un dialogo costruttivo con il governo, ha spiegato il presidente di Federcasse, specificando che i mercati e la concorrenza impongono la necessità di organizzarsi in gruppi, i quali si fanno carico anche della più piccola e problematica banca. La direzione e il coordinamento spetta ad una capogruppo, ma se le BCC sono virtuose non cambierà nulla, ha rassicurato Azzi, perché l'obiettivo è quello di mantenere l'originalità della singola banca, non di snaturarne le peculiarità. Hanno confermato questa tesi anche il presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato e il professor Luciano Matteo Quattrocchio, docente di economia aziendale dell'Università di Torino e autore di un ampio studio sulla riforma, che ha sottolineato come la mutualità e il legame con il territorio restino punti fondamentali che arrivano dalla salvaguardia dell'autonomia. «Mi sembra che ci sia la tendenza a snaturare le nostre realtà», ha commentato il presidente di Union Camere Piemonte Ferruccio Dardanello. «Per questo penso che la riforma debba portarci ad usare meglio le cose che abbiamo». Gli ha fatto eco Giovanni Quaglia, docente dell'Università di Torino e socio storico di Benebanca, il cui intervento è stato molto apprezzato. Credo che resti fondamentale il ruolo delle persone, soprattutto in un territorio come il nostro, ha detto. Accettiamo le proposte di adeguamento, ma non dimentichiamoci del nostro passato. Indagini in corso nel capoluogo della Granda per capire chi sia stato il responsabile dell'esplosione causata nel centro storico. Un vaso di cemento armato è stato fatto esplodere in prossimità di Piazza Virginio, ad appena un paio di metri dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono attualmente al vaglio della Polizia Municipale, non solo per ricostruire la dinamica della vicenda. Ed ora cambiamo argomento. A distanza di 40 anni a Savigliano un grave fatto di cronaca è stato ricordato e soprattutto è stata commemorata la vittima. Sono le 11.35 del 13 novembre 1976. Mentre una cinquantina di persone sta aspettando di riscuotere la pensione, due banditi armati e a viso coperto scendono da un'alfetta bianca e fanno irruzione nell'ufficio postale di Corso Roma. In quegli stessi attimi passa nella via una gazzella dei carabinieri, a bordo della quale sono presenti il carabiniere scelto Pietro Cugis e il brigadiere 25enne Fulvio Iannucci, originario di Muravera, in provincia
provincia di Cagliari. È in servizio dalla stazione Savignanese da soli 7 mesi. I malviventi escono dalle poste e inizia un violento conflitto a fuoco in cui il giovane brigadiere perde la vita. A sparargli è il 21enne Giuseppe Laforet, pregiudicato di origine nomade, che 11 mesi più tardi verrà arrestato a Torino e condannato a 24 anni di carcere. Ben 12.000 i savignanesi che partecipano ai funerali di Iannucci, la cui vicenda finisce sulle prime pagine della stampa nazionale. 40 anni dopo, lo scorso sabato mattina, Savigliano ha commemorato questa drammatica pagina di cronaca nera, deponendo una corona di fiori sotto la lapide che in Corso Roma ricorda l'accaduto. Presente alla cerimonia anche il fratello maggiore di Iannucci, Italo, a cui le tante autorità presenti hanno ribadito la vicinanza della città. È stata letta anche la lettera che il padre del brigadiere mandò in occasione della prima commemorazione nel 1977, anno in cui a Iannucci fu intitolata una via. Sono rimasto veramente sorpreso dall'accoglienza, dal calore umano che mi hanno riservato. Praticamente io non me lo merito nemmeno, perché se lo merita è fulmine. Grave incidente stamane a Mondovì, nel quartiere del centro storico di Piazza. Durante la posa di un cantiere è crollato un balcone. Due operai sono rimasti feriti, uno di loro ha riportato un trauma toracico addominale, l'altro fratture a gambe e braccia. Ovviamente sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì per le prime cure. Sulla dinamica esatta dell'incidente sono in corso le indagini. Pare comunque che sia crollato un balcone durante la posa del cantiere. Ed ora parliamo del numero di defibrillatori, sempre in aumento, quelli a disposizione del pubblico, un ottimo progetto, ovviamente bisogna formare però al loro utilizzo. Defibrillatori obbligatori in scuole, palestre e circoli sportivi e presenti in diversi luoghi della città, ma pochi sanno usarli. 80 ragazzi delle scuole superiori di tutta la provincia di Cuneo hanno partecipato a lezioni teoriche e pratiche tenute da medici ed infermieri professionali. L'iniziativa è stata organizzata dalle 4 cardiologie della provincia di Cuneo nell'ambito del convegno scientifico La morte cardiaca improvvisa, con esperti di fama internazionale. Ha partecipato anche l'ex ministro alla salute Renato Balduzzi, papà della norma sui defibrillatori. Si è presa coscienza che esiste la morte improvvisa anche nei giovani. I casi più eclatanti sono quelli nei campi sportivi, ma ci sono anche molti giovani che muoiono a casa in altre occasioni, e anche molti anziani affetti da malattia muoiono di morte improvvisa. Allora abbiamo deciso di fare un programma educazionale che è iniziato con un convegno scientifico e che prevede l'educazione di 5.000 ragazzi delle scuole medie superiori, affinché si crei una generazione di giovani capaci di fare le manovre rianimatorie, usare i defibrillatori qualora necessitasse. L'evento è stato promosso con il sostegno dell'Associazione Angelino, nata in memoria del professor Pier Federico Angelino, fondatore della cardiologia e dell'unità coronarica Cuneo, la seconda a livello nazionale. Un messaggio per noi di importante impatto sociale sulla prevenzione della morte improvvisa, che è circa un decimo di tutti i decessi in Italia. Tra gli esperti anche il professor Ramon Brugada, scopritore della sindrome rara che porta il suo nome. Una infermità che fu scoperta nell'anno 92. È una malattia scoperta nel 92 che è responsabile di morte improvvisa. In questi più di 20 anni è stato possibile fare una stratificazione del rischio, cioè vuol dire valutare all'interno dei pazienti affetti da questa malattia chi è più a rischio e meno a rischio di morte improvvisa. A fine giornata, in collaborazione con alcune onlus, sono stati donati defibrillatori a tutte le scuole che ne erano ancora sprovviste. È ufficiale, riaprirà l'impianto di risalita di Lurise a Monte Pigna con una nuova gestione. La stagione partirà già da quest'anno 2016-2017. L'annuncio è stato pubblicato direttamente sulla pagina Facebook dello SciClub 3G e dunque è ufficiale che riaprirà la stagione sciistica di Lurisia. Sono stati definitivamente scacciati i fantasmi di uno smantellamento prematuro delle strutture. La buona notizia è stata accolta favorevolmente dal comprensorio. Ed ora apriamo una pagina dedicata ad una delle kermesse più attese dell'autunno cuneese. Ci riferiamo naturalmente alla Fiera del Porro di Cervere.
Una bella giornata di sole ha contribuito a rendere perfetta l'inaugurazione della 37esima Fiera del Porro di Cervere, che ha aperto ufficialmente i battenti sabato e proseguirà fino al 27 novembre. La manifestazione cresce ogni anno grazie alla collaborazione tra Comune, Consorzio per la tutela e la valorizzazione del porro e Proloco Amici di Cervere, e può contare quest'anno sul lavoro di oltre 300 volontari, uno dei segreti del grande successo della kermesse. La cerimonia di inaugurazione è stata aperta dal corteo degli sbandieratori di Fossano per poi proseguire al mercato del porro, dove è avvenuta la consegna del prestigioso porro d'oro, andato quest'anno a Monsignor Piero del Bosco, vescovo delle diocesi di Fossano e Cuneo. Numerose le autorità presenti, tra cui anche il prefetto Giovanni Russo. Il programma, ricchissimo di appuntamenti e di serate gastronomiche, celebrerà in tutte le sue peculiarità il porro, il grande protagonista della fiera. Da quest'anno la qualità è eccellente. Quest'estate di San Martino che si protrae dal pollo, un porro, un calore particolare che nel momento della raccolta lo rende ancora più docile, meno forte, meno acido, che già di per sé il nostro porro è straordinariamente competente rispetto agli altri. Poi abbiamo la fortuna che, mandandolo in grande distribuzione, vendendolo direttamente, abbiamo iniziato a collaborare anche con i mercati generali di Torino, abbiamo visto che sempre di più questo prodotto viene richiesto per la sua qualità, per la sua dolcezza e la duttilità a coltivarlo prima, ma soprattutto a degustarlo dopo, sia crudo che cotto, perciò questo è straordinariamente importante. Presidente, per voi questa è un'edizione particolare, per voi del Consorzio, perché festeggiate i 20 anni, proprio a novembre di 20 anni fa nasceva il Consorzio, quindi un'occasione ideale per festeggiare. Certo, noi nel 1996, l'11 di novembre, come fosse ieri, nasceva il Consorzio per la valorizzazione e tutela del porro Cervere, 20 produttori insieme al Comune, insieme alla Provincia, insieme alla Camera di Commercio, si misero insieme per costruire questo percorso importante. Oggi ne traiamo molti benefici, i produttori, le famiglie che vivono sul porro sono oltre 40, e questo fa in modo che anche e soprattutto valorizzare chi all'inizio ci ha creduto e dare uno stimolo ai giovani per poter credere in un prodotto che oggi come oggi rappresenta l'economia di scala della gastronomia sempre più importante non solo nel nostro territorio. Quest'anno ci sono delle novità, anziché la pizza del mercoledì 23 c'è la serata pizza e porri con Teo Musso, con Baladin. Poi ci sono degli altri gemellaggi rispetto all'anno scorso, sono dei gemellaggi diversi, tantissimi. E una bella fiera anche quest'anno. Sì, una bella fiera anche quest'anno, la 37esima. Quindi un invito a tutti a venire a visitare. Sì, un invito a tutti, chi vuole ancora partecipare, ci sono i 3 sabati liberi e i 2 lunedì, diversamente è tutto pieno. La Superluna arriva puntuale all'appuntamento, è arrivata puntuale, pronta ad apparire nel cielo così grande e brillante come non la si vedeva da 68 anni. L'ultima volta che la Luna piena è stata così vicina alla Terra risale al 26 gennaio del 1948. Tornerà ad essere così grande soltanto fra 18 anni, il 25 novembre del 2034. A rendere la Superluna di oggi così spettacolare è il fatto che sarà piena appena 2 ore dopo aver superato il perigeo, il che la farà sembrare più grande del 14% e più luminosa del 30%. Ed ora ci spostiamo a Fossano per Esperienze in Giallo. Ci ha preso gusto Sara Vallefuoco, la vincitrice della passata edizione di Esperienze in Giallo, si è ripetuta anche quest'anno, aggiudicandosi la 19esima edizione del concorso letterario riservato a testi inediti e rigorosamente gialli, organizzato ogni anno dall'Associazione Esperienze in collaborazione con la città di Fossano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, la casa editrice Esperienze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. La premiazione è avvenuta sabato 12 novembre nella Chiesa dei Battuti Bianchi a Fossano, dove sono stati presentati i 4 racconti finalisti, premiati con il segnalibro d'argento, tra cui la qualificata giuria ha scelto il migliore, quello appunto dell'ispirata Sara Vallefuoco, originaria della provincia di Trento, che con il racconto Di Giovedì si è portata a casa il 2º segnalibro d'oro consecutivo.
Sì, sono tornata sul luogo del delitto. Per restare in tema. Per restare in tema, in realtà ho partecipato con un racconto molto diverso dal precedente, quindi ho fuorviato questa giuria così qualificata. E ho partecipato di nuovo proprio perché in questo concorso la pregiuria e la giuria sono veramente il meglio che uno scrittore aspirante o dilettante possa chiedere per poter essere valutato, per potersi orientare un po' in quello che fa, e quindi sono stata doppiamente felice di... Ecco che emozione è stata rivincere e se lo aspettava, insomma. No, ovviamente non me lo aspettavo, perché tra l'altro ascoltando anche gli estratti degli altri finalisti devo dire che si capisce che c'è un gran livello. I finalisti in genere in questo concorso sono veramente persone che scrivono molto bene, quindi no, non me lo aspettavo. Sono chiaramente doppiamente felice, anche perché avendo scelto di partecipare con un racconto molto diverso mi sento anche un po', come dire, spinta in avanti a continuare un po'. La cosa mi colpisce di più quando dico 19, ecco, 19 il numero è grande, non me l'aspettavo. Sembra in effetti ieri che noi abbiamo cominciato come un gioco. Questo premio si chiama Esperienze perché è legata alla casa editrice Esperienze Fossanese, una casa editrice cattolica che in un momento di crisi dice: ma come si fa ad aiutare questi ragazzi a aver voglia di leggere e scrivere? E che cosa fai se non inventare un premio letterario? All'inizio era dedicato alle scuole, si chiamava Prime Esperienze, voleva dire la prima volta che scrivo un racconto, quindi un inedito, la prima volta che lo scrivo, quindi giovane. Esperienze, beh, va da sé il termine di racconto di qualunque cosa, ma naturalmente era legato anche alla casa editrice. Il concorso doveva essere ogni anno un argomento diverso, raccontare un'emozione, un incontro, un sogno, un amore. Abbiamo cominciato con il thriller, dopodiché dal primo anno la richiesta è stata: continuate con il thriller, perché in Italia racconti di questo genere non ce ne sono. E allora una pacca sulle spalle del primo anno, il secondo, il terzo, racconti che arrivano a Iosa che superano i 100 racconti tutti gli anni. Questo ci ha portato di anno in anno andare avanti in questa maniera. Apriamo ora una pagina dedicata allo sport volley di Serie A in campo maschile. Continua il bel momento del VBC Mondovì, che mantiene la vetta del girone blu del campionato in Serie A2. La squadra di Mauro Barisciani nell'ultimo turno disputato in casa non ha avuto problemi a superare Castellana Grotte, battuta con un netto 3-0. Troppe le assenze per i baresi e troppa la differenza di valori vista in campo, che ha consentito ai morregalesi di sbrigare la partita in poco più di un'ora. Con questo successo Mondovì sale a quota 13 in classifica e domenica è attesa da un altro match casalingo contro Reggio Emilia. In campo femminile, altra sconfitta invece per la LPM BAM Mondovì, che cade sul campo della Lilliput settimo con il risultato netto di 3-0. Troppi ancora gli errori per le ragazze di Secchi, a cui non è bastata un'ottima prova di bici. Sempre per lo sport, primo piano per la palla a pugno, Castagnole Lanza è campione d'Italia 2016, gli astigiani guidati da Vacchetto si sono imposti anche nella gara di ritorno giocata a Cuneo. Fa festa l'araldica Castagnole Lanza, lo scudetto 2016 di palla a pugno per la prima volta nella storia è suo. L'Acqua San Bernardo Brebanca Cuneo di Federico Raviola non ce l'ha fatta a portare la finale scudetto alla decisiva gara 3. Serviva un successo interno dopo il pesante KO in trasferta per 11-4 subito nell'incontro d'andata, ma a trionfare nella partita disputata sabato 12 novembre è stata ancora la squadra di Massimo Vacchetto, che ha così potuto festeggiare uno storico e meritatissimo scudetto. Di fronte ad una bella cornice di pubblico, lo Sferisterio di Cuneo ha applaudito la superiorità degli astigiani, partiti fortissimo con un 4-0 che ha messo subito in ginocchio la Subalcuneo. Al riposo sul 7-3 per gli ospiti, la partita sembrava chiusa ed invece si è riaperta improvvisamente, regalando una ripresa piena di emozioni. Merito del carattere di Raviola e compagni, che non ci sono stati a soccombere senza neanche lottare, ma anche dei crampi che hanno colpito il capitano di Castagnole Lanza, Vacchetto.
Cuneo si è avvicinata fino all'8-9, conquistando 3 giochi consecutivi, ma proprio quando pregustava l'aggancio, gli astigiani hanno piazzato il break decisivo, 10-8 e poi 11-8, 2 giochi di fila portati a casa e titoli di coda sulla partita e sulla stagione, che incorona l'araldica Castagnole Lanze, campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Infine il calcio, giornata positiva per le squadre cuneesi del campionato di Serie D. Il Cuneo si è imposto con il risultato di 2-1 nel match casalingo contro il Gozzano. Vittoria fondamentale per proseguire la risalita alla vetta della classifica. La squadra di Iacolino è andata in vantaggio con Palazzolo al quarto e ha raddoppiato nella ripresa 12 minuti dal termine con la rete di Cerutti. Nel finale però tanta sofferenza per i biancorossi colpiti dal gol del Gozzano realizzato da Emiliano, che ha reso i minuti finali un po' più palpitanti. È successo anche per il Bra, che si è imposto per 2-0 sul campo della Bustese grazie ad un'ottima prova per la squadra di Daidola a segno Besuzzo al quarto del primo tempo e Beltrame al sesto della ripresa. E con lo sport abbiamo chiuso questa edizione del telegiornale di Telegranda. Vi ricordo l'appuntamento dalle 7 di domani con Granda Mattina. A voi un grazie per averci seguito, l'augurio di trascorrere una buona serata. Arrivederci. L'autunno in Granda ha il sapore delle eccellenze. Dal 12 al 27 novembre torna la Fiera del Porro di Cervere. Dietro le quinte della 37esima edizione, la sinergia è fra Proloco, Comune e Consorzio del Porro Cervere. Nel Palaporro, in piazza San Sebastiano, si alterneranno golosi appuntamenti enogastronomici ad eventi musicali. In paese, per 16 giorni, anche il Mercato del Porro in via 4 novembre. Non mancheranno i tradizionali gemellaggi enogastronomici tra il Porro Cervere e prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Dal 12 al 27 novembre venite nella capitale della buona tavola, venite alla Fiera del Porro di Cervere. Valgesso Pneumatici, gli unici pneumatici invernali in provincia che ti faranno divertire. Se acquisti 4 pneumatici ti regaliamo 350 euro di momenti felici. Se la spesa supera gli 800 euro ti regaliamo 1500 euro per le tue vacanze nel mondo. Inoltre Valgesso Pneumatici ti propone ricostruzione pneumatici, riparazione pneumatici tagliati o rovinati, riparazione cingoli in gomma, riparazioni pompe ciclone usurate dal passaggio della sabbia. Valgesso Pneumatici sulla strada Cuneo Caraglio 200 metri dopo la rotonda di San Rocco di Bernezzo.